Nella nostra città, la qual sempre di usanze singolari e di persone strane è stata abbondevole, fu, ancora non è gran tempo, un dipintore chiamato Calandrino, uomo semplice e di strani costumi, il quale il più del tempo con due altri dipintori bazzicava, chiamati l'un Bruno e l'altro Buffalmacco. A quali ragionamenti Calandrino, posto orecchie e dopo alquanto levatosi in piè, sentendo che non c'era segreto, si congiunse con loro, il che forte piacque a Maso, il quale fu da Calandrino domandato dove queste pietre così virtuose si trovassero. Maso rispose che le più si trovavano in Berlinzone, terra dei Baschi, in una contrada che si chiamava Bengodi, nella quale si legano le vigne con le salsicce, e avevasi un'oca a denaio e un papero in aggiunta, ed eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevan che far gnocchi e ravioli e cuocerli in brodo di capponi, e poi gli gittavan giù, e chi più ne pigliava più se n'aveva. Ivi presso correva un fiumicel di vernaccia, della migliore che mai si beve, senza esservi dentro gocciol d'acqua. Disse Calandrino: «Oh, cotesto è buon paese, ma dimmi, che si fa dei capponi che cuocono?» Rispose Maso: «Mangianseli i baschi, tutti!» «Fossili tu mai?» «Di tu, se io vi fu mai!» «Sì, vi sono stato così una volta come mille!» «E quante miglia ci ha?» «Accene più di millanta, che tutta notte canta!» «È una pietra, la quale noi altri studiosi di pietre appelliamo elitropia, pietra di troppo gran virtù, perché qualunque persona la porta addosso di sé, mentre la tiene, non è da alcuna altra persona veduto dove non è.» «Gran virtù sono queste, ma questa seconda dove si trova?» «Nel mugnone se ne sogliono trovare.» «Noi la troveremo per certo, perché io la conosco, e trovata che noi l'avremmo, che avremmo noi altro a fare se non mettercela nella borsa e andare alle tavole dei cambiavalute, le quali sapete che stanno sempre cariche di fiorini, e prendercene quanti noi vorremo. Nuno ci vedrà, e così potremmo arricchire subitamente, senza avere tutto di a imbrattare le mura a modo che fa la lumaca.» «Io non so, ma egli era qua, poco fa, qui dinanzi a noi.» «Il diavolo è sicuro che egli è ora a casa a desinare, e noi ha lasciati nella pazzia d'andar cercando le pietre nere giù per lo mugnone.» «Deh, bel ciottolo, potessi tu arrivare nelle reni a Calandrino!» E lanciatolo, gli diè con esso nelle reni una gran percossa. E così, in cotal modo, or con una parola e or con un'altra, su per lo mugnone infino alla porta a San Gallo il vennero lapidando. «Finalmente! Una buona volta il diavolo ti porta a casa! Ogni gente ha già desinato quando tu torni a desinare.» «Oimè, malvagia femmina, eri qui! Tu m'hai rovinato! Ma in fe di Dio io te la farò pagare!» Thank you.